Buongiorno amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a fare una cosa seria. Andiamo a fare il pane. Ma il pane, pane. Allora, e così risponderò a un po' di domande perché mi state scrivendo in tanti. Intanto che volevate vedere questo pane che avete visto negli short, nei miei post, quelle pagnotte che faccio con lievito madre. E poi tante domande che mi state facendo sui licoli. Allora, io adesso ve ne faccio vedere una grande quantità. Questi sono i miei liccoli. Guardate la riga dove ho rinfrescato questa mattina sulle 9, 8:30, 9. Adesso sono le 4 del pomeriggio. Sono così. Allora, ve li volevo far vedere un po' da vicino. Anzi, prendo il telefono e vi faccio vedere com'è. Come sono i liccoli quando sono al massimo della sua forza, che è bene usarli, perché sono belli in pompa. Li ho rinfrescati 2 volte ieri e una volta stamattina, e adesso vado a fare il pane. Ecco, vedete come si presenta, è bello chiaro, è profumato, non puzza di acido. Questo è il suo livello, vedete le bollicine piccoline? Questo è un lievito che in questo momento potrebbe fare sia panettone, pandoro, pane, brioche, perché è bello forte. Ok, vi ho fatto vedere, insomma, io oggi vado a fare il pane con i liccoli. Ecco, una cosa che non vi ho detto, come lo vedete adesso, sta ormai per collassare, perché il lievito cresce, cresce, cresce e poi dopo inizia a collassare. Se gli diamo farina subito, abbastanza presto, è sempre più forte, più profumato, più chiaro. Se invece aspettiamo che si può, ad esempio, lui adesso collassa, io voglio fare il pane domani, lo faccio anche domani, però è meno forte il lievito, quindi questo è il momento di andarlo ad usare. Naturalmente io vado a fare delle grandi quantità, questo è tanto, questo è più di 1 chilo. Se ne usa 200 grammi per chilo di farina, 200 grammi di lievito di liccoli per 1 chilo di farina. Queste cose che vi sto dicendo valgono uguali per il lievito madre solido, quello che impastiamo. È la stessa cosa. Questo liquido è solo un po' più comodo da rinfrescare, un po' più veloce, diciamo, è più pratico. Per il resto è la stessa cosa. Quindi ne vado a usare 200 grammi per fare il pane. Io andrò a fare 3 impasti fra pane, brioche e altro, e ne terrò una piccola parte che metterò via in un vasetto. Se voglio fare pane, cose anche domani, ne tengo via di più. Tengo quella che ritengo necessaria. Ad esempio, nel mio caso, che oggi vado a fare tanto pane, vado a preparare, poi lo vado a cucinare domani. Vado a preparare abbastanza pane, dopo so che per un po' di giorni il lievito madre non lo voglio proprio vedere. Cioè, proprio. Lo metto via perché per un po' di giorni non starò a fare tutto questo lavoro e ne metto via poco perché se ne metto via tanto lui cresce e uso spreco della farina. Ne vado a mettere via, che ne so, 20-30 grammi in un vasetto, appoggio il tappo, non invito, appoggio il tappo e lo metto in frigo in basso. E può stare lì 3, 4, 5 giorni. Poi prima lo rinfreschiamo, meglio è. Quando lo andiamo a rinfrescare, se lo usiamo, cresciamo la dose, se no, andiamo a cavare sempre quei pochi grammi, perché se no viene buttato. Dal momento, ad esempio, che io ho deciso che oggi avrei fatto l'impasto, ho iniziato a rinfrescarlo ieri 2 volte, dopo ogni volta si raddoppia e quindi si fa presto. In 2 giorni si arriva a una dose consistente per fare 2 chili, 4 chili o quello che vogliamo fare. Va bene, dette queste cose qui. Altra cosa che mi chiedete, quando siete stanchi, perché i liccoli, il lievito madre, non è vero che dopo tutta la vita lo devi sempre tenere. Io lo uso periodi, specialmente in inverno, d'estate è difficile che uso il lievito madre. Lo metto in congelatore. Quando siete stanchi, il vostro lievito nel vasetto, lo chiudete, lo mettete in congelatore, ci scrivete casomai il mese, l'anno, lo potete tirare fuori dopo un anno che lui si risveglia. E torna attivo nel giro di una settimana come prima. Ok, allora io adesso vado a fare questo pane, che è il pane che
più usiamo in casa, ne metto in congelatore, ne faccio abbastanza, è buonissimo, è buono, 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 super digeribile, si può usare qualsiasi farina. Io oggi vado a usare una Caputo 9, che è una farina integrale, vedete ci sono ancora le buccine, ma possiamo usare la semola, metà semola, metà integrale, la 0, la 00, la 1, possiamo usare le farine che vogliamo e anche mescolarla, quella di farro, insomma, parlando sempre di farine con glutine. Allora, io vado a mettere 200 grammi per chilo di farina di lievito madre e 4 grammi di lievito di birra, perché vado a fare una lievitazione mista, questa piccola dose di lievito di birra insieme al lievito madre fa un pane. Come vi ho già fatto vedere nelle veneziane, nei grandi lievitati, viene un pane più profumato, quindi secondo me merita, me l'hanno insegnato dei fornai, non è che me la sono inventata. Quindi se volete provare, se no viene bene, benissimo anche solo con il lievito madre. Allora io adesso, avendo una grande quantità, devo andare a cavare da qua 400 grammi di licoli, perché devo andare a impastare 2 kg di farina. Quindi faccio così, intanto mi faccio spazio. Questo pane è fighissimo e non c'è da lavorare, stralavorare, nel senso che io faccio l'impasto adesso, poi gli do più tardi un giro di pieghe, faccio la forma, non è che ci sto dietro a fare un poema, e poi lo vado a mettere in frigo. Quindi non si chiama più lievitazione, ma si chiama maturazione, e andrà in frigorifero fino a domani pomeriggio, ok? Ma potete lasciarlo anche 2 giorni. Vi posso dire che a me è successo una volta di... scusate che peso, eh? Quindi ne vado a mettere 400, perché dopo faccio un altro impasto. Ecco qua, ci siamo. Lo metto lì e dopo vado a fare un altro impasto. Quindi qui abbiamo 400 grammi di lievito madre. Vado a mettere 4 e 4, sono 8 grammi di lievito di birra. Poi andiamo a mettere, come per tutte le lievitazioni, una sostanza zuccherina dolce, perché anche questo va ad attivare, e vado a mettere un cucchiaio di miele. Il top è il malto, il malto è sempre meglio, però quando non ce l'avete, io adesso ho del miele che mi hanno regalato, uso quello che va ben bene, ok? Però, e se non avete neanche il miele, 2 cucchiaini di zucchero che vanno bene. Questo è facoltativo, sono 30 grammi di olio. Si può mettere, non si può mettere. Quando faccio il pane con i cereali e tutti i semini, semi di sesamo, semi di lino, quelle farine con tutti i semini, non metto l'olio, perché già loro hanno dell'olio. E poi vado a mettere 2 kg di questa farina che oggi ho scelto, questa qua. Metto tutto insieme, eh? L'unica cosa che vado a mettere dopo è il sale. Acqua. Ora vado a mettere subito 1 litro di acqua. Posso dirvi che per 2 kg di farina, questa qui che è abbastanza integrale, ce ne vuole 1,5 litri abbondante, però l'acqua non la possiamo mai decidere di preciso la quantità, perché dipende, cioè solo che nell'aria c'è più umidità, serve meno acqua. Gli impasti sono così, dipende dalla farina, dipende dal grano, come è andata la stagione. Sono tantissime le cose che influiscono. Quindi quando nelle ricette del pane trovate delle dosi esatte di acqua, diffidate, nel senso che l'acqua dovete sempre controllare. Io penso che qui ci vado a mettere vicino ai 2 litri di acqua, 1,8 litri, 1,7 litri, boh, adesso vedo. Inizio a impastare, poi aggiungo acqua per avere una consistenza che poi dopo vi faccio vedere. Non una cosa che esce da tutte le parti, però una bella idratazione, ecco, perché questo ci fa avere un'alveolatura un po' migliore. Bene, impasto con la planetaria e il gancio, oppure si può fare anche a mano, se ne avete voglia. Io non ne ho più voglia, ne ho fatto così tanto che
Io non ne ho più voglia. Natale, donne, fatemi regalare la planetaria. Che ci vuole, mannaggia, si fanno un sacco di cose. Vado a impastare. Quando è bello impastato, che l'acqua non ne metto quasi più, vado ad aggiungere 4 cucchiaini di sale e un pizzico di acqua, giusto perché lo aiutiamo, proprio una cucchiaiata, aiutiamo un po' a sciogliersi meglio il sale. Vamos a impastare questo. Pane, pane questo. Ecco, voglio farvi vedere con il litro di acqua, vedete, un impasto duro. Adesso inizio ad aggiungere acqua. Ci provo con una mano. Ecco, metto questa parte e poi impasto. Quando è bello impastato inizio a pensare a mettere il sale e aggiungere l'altra acqua. Non bisogna avere fretta, lasciamo lavorare. Ecco, vedete, ora l'impasto si è rappreso, ho messo il sale e vado ad aggiungere un pochetto di acqua, così. E poi adesso rivado a impastare. Dovrebbe bastare, ne ho messo 1,5 litri per ora. Ecco, e riprende ad impastare. Posso farvi vedere solo così perché la mia planetaria va solo con la griglia chiusa. Ecco, guardate, secondo me adesso è pronto. È, vedete, appiccicoso, quindi è morbido, ma però insomma ancora un po' sostenuto, quindi ora lo vado a togliere e lo vado a mettere sulla spianatoia. Eccolo qua il nostro impasto, adesso lo vado a rovesciare, ve lo faccio vedere, mi ungo un pelo le mani e questo per andarlo a rovesciare, che poi starà qui a riposare per un'ora e mezzo, vedo, quando si è un po' allargato gli vado a dare un giro di pieghe, non troppa roba, vedete com'è, è morbido, adesso non si appiccica perché ho le mani unte, però è un impasto bello morbido, vedete, si attacca al tagliere, quindi è bello idratato, c'è una bella quantità di acqua. Qui ne ho messo 1,5 litri. Ora, come sempre, o coprite con della velina, della pellicola, quello che volete, io faccio così. Fra un'ora e mezzo vado a vedere se si è un pochettino rilassato, gli vado a dare un pochettino di miele. È passata un'oretta abbondante, ecco, vedete come si è rilassato, mi ungo un attimo le mani e vado a fare una piega classica. Vado a staccarlo, se usate tagliere d'acciaio, marmo, plastica è meglio, ma io ho l'altro, ho 3 impasti oggi, per cui, quindi vado a allargare, cioè se avete il tagliere di legno fate così, e poi così. Scusate i rumori che sentite, ma qui non sono da sola, se... E così. Poi vado a staccarlo, così, un po'. E lo lascio lì. Un'altra ora abbondante sicura. Vi faccio vedere un altro impasto che ho fatto insieme all'altro, dopo l'altro. Questo è con un'altra farina, farina di cereali misti e semi. Qui c'è invece la pizza che andrò a farla, cuocerla fra 2 giorni. E qui uguale, qui però sono nel piano d'acciaio, è un pochino più comodo. Allargo un po' da tutti i lati e vado a dare un giro di pieghe. Così, 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 così e così. E anche qui vado di nuovo a coprire. Ci vediamo fra un'oretta. Ciao! Allora, ora qui abbiamo i nostri 2 impasti. Io vi ho fatto vedere questo qui dall'inizio. Non ho più fatto fare pieghe, li ho trasferiti però tutti e 2 nel piano di acciaio. Adesso andiamo a fare le formature. Le pieghe ho fatto quelle di prima e ho
messo l'impasto nel piano di acciaio. Ora vi faccio vedere i cestini che vado a preparare per le formature. Io andrò a fare 8 pagnotte. Allora, per fare le pagnotte faccio così. Questi sono dei cestini, adesso ve li faccio vedere. Sono dei cestini da pane, normalissimi, dove metto un canovaccio e abbondante farina di semola. Vedete, li ho preparati tutti. Se non avete la semola, non la trovate, perché qua nella mia zona non è facile trovarla, o potete usare la semola rimacinata, che quella si trova ovunque. Mi sono preparata tutti i cestini e adesso vado a fare le pezzature. Ora andiamo a fare le pezzature, le altre le ho già fatte, così mi sono fatta un po' di spazio per farvi vedere bene. Ungo sempre un po' il piano, così, e vado, io di qui vado a fare 4 pagnotte. Uno ne può fare 2, ne può fare 6, ne può fare più piccole. Io ne vado a fare 4, che taglio così, a sentimento. Così. Ok, poi casomai le sposto tutte per farvi vedere. Non vado a rimpastare. Ok, così ne prendo una. Abbiamo già i cestini pronti che vi ho fatto vedere. Vi rifaccio vedere, sono dei cestini da pane di paglia, dove ho messo abbondante semola. Prendo una pezzatura, delicatamente da sotto la vado ad aprire. Così. Così, come un lenzuolino. Così. E poi la vado un po' a piegare. Guardate, io faccio così. Così. Chiudo un po'. Così. Riprendo dai lati. Ancora vado a chiudere, voglio far vedere, riprendo dai lati, chiudo, volendo faccio questo, chiudo, poi inizio ad fare questo. Se fate fatica, il tarocco aiuta sempre. Quando fate questa operazione, se è un po' meno unto sotto, mi sposto un attimo qua che ne ho messo un po' troppo, ok? E andiamo, si dice a pirlare, ecco adesso inizia un po' più a... Vedete, perché si riempie di aria la pagnotta. Così. Vedete che viene una cosa bella rotonda. Prendo il mio cestino, giro la pagnotta, vado a chiuderla bene. Così, faccio come una cucitura e la vado a mettere nel cestino, così, rovesciata. Chiudo bene se c'è dei buchi, vado a coprire e poi andrà in frigo minimo 15 ore. Dalle 15 ore, se ci sta anche 20 ore, ancora meglio. Ve ne faccio vedere un altro. Io vado, lo lascio fino a domani sera. Ora qua è sera, andrò a cucinare questo pane domani sera. Vado a stendere, così, prendo, chiudo. Così. Così, 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 chiudo qua e inizio a pirlare, tac, tac.
e tutto si va a chiudere. Vedete le bolle? Si riempie di aria. Oh, col tarocco. Mi aiuto. Se avete un piano di acciaio o di marmo, questo lavoro nel legno, forse a volte bisogna aiutarsi un po' di più col tarocco. Qua vado a fare una saldatura. Tac, tac, tac. Cestino. Stendo un po' la semola. E risaldo bene. Chiudo così e in frigorifero. Vado a fare le altre due, poi ve li faccio vedere tutti. Vi faccio vedere l'ultimo, stando casomai un po' di lato, che forse si vede meglio. Allora, stendo così, come un lenzuolino, poi prendo. Così, faccio così, così, ogni tanto saldo, ancora, ancora così, tac, così, così. Qui è messo così, faccio questo, lo infilo dentro e inizio a perlare. Così, così. Un po' col tarocco, che ci va un po' più di precisione, così, così. Lo sentite quando è bello, è gonfio. Cestino, lo giro. E poi un po' d'olio. E poi vado a chiudere così. E voilà. E questo è l'ultimo. Adesso vi faccio vedere la carrellata di tutti. Eccoli qua, vedete i nostri pani, sono 8, questi con la farina ai cereali e questi con la farina a cappuccio. 8 e adesso li copro tutti e vanno in frigorifero. Adesso bisogna trovare e fare il posto in frigorifero. A domani quando li andiamo a tirar fuori da cucinare. Un'altra cosa, ecco, da specificare, vanno chiusi, vedete? Li sto tutti chiudendo. Così, così, tutti chiusi, tutti in frigo a dormire. Ci vediamo domani. Ciao! Ed eccoci qua, amici, sono passate 24, più di 24 ore. Ho tirato fuori i cestini dal frigorifero, ho preparato le teglie. Andrò a cucinare col mio forno, che è abbastanza grande, quattro pani alla volta. Quattro li ho già cotti, quelli di cereali. Ora vado a cuocere questi in questo modo. Prendo il cestino, lo apro, è così. Vado sulla teglia, ne metterò due per teglia, delicatamente. Tolgo il canovaccio, si toglie benissimo. Stendo un po' la semola, ne prendo un altro. Forno è già caldo, a 220 gradi. Andrò a cuocerli per 40 minuti. I primi 10 minuti a 220 gradi, poi 10 minuti a 200 gradi e gli ultimi 20 minuti a 180 gradi. Poi vado a
rovesciare anche questi, altri due, stessa cosa. Li ho tolti dal frigorifero adesso, cioè li togliete dal frigorifero e subito vanno in forno. Prima accendo il forno, la farina se è tanta casca giù, poi a questo punto bisogna fargli un taglio. La miglior cosa è la lametta, un coltello affilato sì, però non è la stessa cosa, anche una lametta senza questo bastoncino. Questo me l'ha fatto mio marito, l'ha preso la ferramenta e le lamette le compriamo al supermercato. E anche solo la lametta, però il taglio, un taglio ci vuole. Poi si possono fare disegni, fare decori, insomma, ok. Si può fare, insomma, tante cose. Via, in forno, 220 gradi, primi 10 minuti. Altri 10 minuti a 200 gradi e 20 minuti a 180 gradi. E poi consiglio, quando sono passati 40 minuti, spegnere il forno, lasciarlo semiaperto e lasciare il pane lì ancora 10 minuti. Ci vediamo quando è cotto. Pronte, ecco, sono cotte le nostre pagnotte, guardate, ora sono bollenti. Le lasciamo raffreddare. Un consiglio, quando si deve far raffreddare il pane da bollente è bene metterlo in piedi. Vedete, io mi organizzo così con due taglierine e lo metto così in piedi. Adesso quando sarà freddo lo andiamo a tagliare. Eccoci qua con i nostri pani. Questo è quello integrale. E voilà, questo è quello con la farina molto integrale. Questa farina ha anche proprio le bucce del chicco, vedete? Questo è un pane molto 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 integrale, che è la Petra 9, la farina. E ora vi faccio vedere invece quello di cereali, che è differente. Vedete, tutti ben cotti. Vedete, questo ha un'alveolatura differente perché è una farina differente. Bene, questi sono i nostri pani per la settimana, insomma, per andare avanti un po' di giorni, il pane di casa nostra con il lievito madre. Bene, spero sia stata interessante questa ricetta. Bene, vi saluto. E ora i miei figli andranno a fare colazione con questo pane tostato o questo burro e marmellata.